Chi era Alfredo Galmozzi? Partigiano, consigliere comunale, sindacalista, presidente dell'ospedale di Crema, ma anche uomo consapevole dell'importanza della memoria e della conservazione delle testimonianze che consentono di perpetuarla. Il Centro Ricerca Alfredo Galmozzi, che ha tra i suoi fondatori il Comune di Crema e la provincia di Cremona, nasce il 25 aprile 1999 per non disperdere e valorizzare il ricchissimo patrimonio di fotografie e documenti che Alfredo aveva raccolto e catalogato nel corso della sua vita. Oggi ha una sede in Piazza Premoli a Crema, dove i numerosi collaboratori del centro, volontari e professionisti, lavorano a progetti di ricerca storica, archiviazione e sensibilizzazione del territorio ai temi della storia locale. Sono state ormai completate la digitalizzazione delle fotografie e la catalogazione dei preziosi documenti del centro che tutti i ricercatori, anche esterni, possono ora venire a consultare. In queste sale si progettano anche le produzioni editoriali e multimediali. Ogni anno vengono pubblicati diversi volumi. Molti hanno in allegato un DVD integrativo per raccontare la storia attraverso un mezzo diverso e rendere disponibili parte delle fondamentali fonti storiche su cui il libro è basato: le interviste, le fotografie e i filmati d'epoca. Diversi sono i filoni della ricerca. Il principale è lo studio sistematico della storia di Crema e del Cremasco nel Novecento, suddivisa in decenni significativi, analizzati in ampi saggi collettivi dagli studiosi del centro. Fino a questo momento sono stati trattati gli anni della guerra e della liberazione, gli anni difficili, il periodo della ricostruzione, gli anni 50, in bilico tra identità e trasformazione, gli anni 60, portatori del grande cambiamento della società italiana. Per poi tornare nel 2012 agli inizi del XX secolo, i fondamentali anni del primo dopoguerra. Altri volumi e documentari sono stati dedicati alla storia dal punto di vista femminile, all'emigrazione cremasca, al canto popolare della Lombardia. Particolarmente importante il ciclo di lavori sulle fabbriche paese, realtà produttive che hanno segnato profondamente la vita di intere comunità. Il tema della memoria deve essere diffuso e fatto crescere all'interno della comunità. Importanti interlocutori del centro sono le scuole e gli studenti, coinvolti in numerosi progetti. Raccontare per vivere, un'iniziativa finanziata grazie al contributo della Tavola Valdese. I ragazzi incontrano gli anziani delle case di riposo per uno scambio di tempo, attenzione e conoscenze. Testimoni corali, un progetto di educazione alla legalità. Il premio Anna Delmi, rassegna di lavori teatrali ed espressivi prodotti dal mondo della scuola.
Ognuna di queste iniziative è un piccolo tassello per cercare di costruire una storia locale e stimolare il recupero della memoria tra i cittadini del Cremasco. Potete sostenere il centro iscrivendovi, comprando le sue pubblicazioni o anche finanziando un progetto. Cominciate con il visitarlo, fisicamente, nella sede di Piazza Premoli, oppure sul sito, dove potete trovare le informazioni su tutte le iniziative e le pubblicazioni.